purtroppo sì, perché naturalmente non siamo più artefici del nostro destino. Quello che possiamo fare in questo caso è fare 6 punti, quindi chiudere la stagione a 62 punti. E poi dovremo vedere naturalmente con tutti gli incroci, gli scontri diretti che ci saranno, e gli scontri testa coda, se riusciamo a superare 3 squadre, perché comunque dovremo superare 3 squadre da qua alla fine del campionato. Naturalmente io la vedo in maniera completamente opposta da voi, perché i primi 25 minuti ha giocato solo una squadra. Se fossimo andati in vantaggio con Schiavon sarebbe stato più che meritato. Il Modena ha preso il pallino in mano gli ultimi 10 minuti del primo tempo, creando un paio di situazioni interessanti con un tiro di Rizzo da fuori e con la grande occasione di Babacar. Poi sono andati subito in vantaggio inizio ripresa e poi la partita l'abbiamo fatta noi, avendo 3 occasioni nitide per pareggiare, con Soncin 2 volte e con Galabino alla fine. Quindi ha ragione nel calcio chi fa gol, Rino, è così. È un leitmotiv di questo girone di ritorno, dove giochiamo, non facciamo gol, lo prendiamo per un episodio, per un errore, per una svista, eccetera, eccetera, e quindi dai poi l'impressione che non è quella che si vuole far credere, cioè di una squadra arrendevole, perché noi i primi 25 minuti siamo andati da padroni a fare la partita a Modena. Ripeto, non passi in vantaggio, giustamente ci sono anche gli avversari, che è la miglior squadra del momento dal punto di vista fisico, dell'organizzazione, della qualità, che gli è bastato prendere un solo giocatore, Granoce, per cambiare completamente il peso, no? Perché è una squadra che ha sempre giocato bene, però faceva poi fatica nel momento in cui Babacar si era un po' fermato. Una squadra che aveva dato 3-4 gol in casa ad ogni squadra, e quindi non vedo tutta questa arrendevolezza. Vedo una squadra in una giornata caldissima che ha speso molto i primi 25 minuti e che in una partita comunque equilibrata, dove l'episodio come sempre fa la differenza, ha avuto ragione il Modena perché ha fatto gol. Se noi avessimo pareggiato con Soncin o con Galabino staremmo parlando di una grande reazione dell'Avellino, che non ha mai mollato, che ha tentato in tutti i modi di recuperare una gara. Quindi ti ripeto, sicuramente il solito Avellino fuori casa, cioè che dà dimostrazione per un certo periodo di tempo di poter fare la gara, di poterla anche controllare, e poi per un motivo o per un altro gli sfugge di mano il risultato. Questo, di questo ti devo dare atto che è così. È la stessa squadra che ha vinto con lo Spezia, quindi poi sono le prestazioni che naturalmente ti fanno dire se le scelte sono giuste o sono sbagliate. Tu sai che io rifarei sempre quello che ho fatto, al di là di quello che poi decide che è il risultato del campo, che comunque sono le prestazioni dei ragazzi, perché comunque erano 3 partite in una settimana, ho cercato di alternare alcuni elementi, avevamo 5 elementi comunque freschi rispetto alla gara col Trapani. L'Adrier con lo Spezia aveva fatto secondo me un'ottima gara, un'ottima ora di stessa cosa. Togni era stato il migliore sia con lo Spezia che nella, diciamo, nei 55 minuti contro il Trapani, quindi non vedo perché avrei dovuto cambiare assetto. Ho fatto una scelta solo tra Rini e D'Angelo, ho scelto D'Angelo perché in questo momento lo vedo in una condizione più brillante rispetto a Mariano, perché Mariano aveva giocato martedì, e quindi per avere questo tipo di alternanza avere un po' più di freschezza, quindi rifarei assolutamente le stesse scelte. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, è normale che il mio silenzio di questi 10 giorni, che ho avuto modo di appurare, vi sono mancato, quindi era solo dovuto a quello che è successo martedì. E solo da ieri ho ritrovato un po' di serenità, ok? Perché quello che è successo martedì e quello che è successo nel girone di ritorno, e insomma, mi ha molto mandato fuori dai gangheri, e quindi ho preferito non parlare per non prendere deferimenti e per non prendere squalifiche che non meriterei. E quindi c'è delusione naturalmente, perché avremmo potuto avere, senza colpe nostre, minimo 4 punti in più. 4 punti in più significava essere a 60 punti e in queste due gare avere grandissime possibilità di centrare i playoff. Io ho detto prima, il nostro dovere in questo momento è arrivare a 62. Non sarà facile,
perché nessuna squadra ti regala niente e ci mancherebbe altro. La Regina, anche se è retrocessa da un mese, bisogna avere massimo rispetto, perché se la sta giocando con grande dignità, con grande orgoglio, sta mettendo in difficoltà tutte le squadre che sta affrontando, sia lo Spezia, sia il Siena, sia il Cesena hanno gran faticato per aver ragione alla fine di questa squadra. Sta lanciando dei giovani interessanti, naturalmente ha delle individualità importanti, non hanno assillo di classifica, sotto questo aspetto sono ancora più pericolosi. Però, come ho detto ai ragazzi, ci sono più di 30 punti di differenza, significa che qualche differenza c'è, e questa differenza anche di motivazioni, perché noi abbiamo, ripeto, l'obbligo, il dovere e la volontà di ottenere il massimo in queste due gare. Adesso prepariamo al meglio questa gara con la Regina, sapendo che la si deve vincere, ma anche al 95esimo. Non pensate che dopo 20 minuti siamo 3-0, perché non sarà così, perché saranno belli arroccati, belli compatti, cercheranno di non concedere spazi e di ripartire molto bene in ripartenza, in velocità, che hanno gente davanti come Di Michele e Fischnaller, bravissimi in velocità e in ripartenza. Quindi noi questo dobbiamo fare. Non ci saranno, mi auguro, vedendoli lavorare, nessun tipo di contraccolpo, perché dopo il campionato che abbiamo fatto comunque vogliamo chiudere alla grande, e le ultime 4 prestazioni hanno dimostrato che comunque la squadra vuole chiudere alla grande, perché ce lo meritiamo, perché vogliamo comunque dare soddisfazione a tutti e far vedere che c'è stato comunque una continuità di lavoro, c'è stata una continuità di obiettivi, c'è stata una continuità di motivazione, e che episodi che purtroppo non sono voluti dalla nostra volontà, scusate il giro di parole, hanno sicuramente condizionato un po' il nostro percorso. È già da un po' di tempo che mi sento fare sempre questa domanda. Io, al di là del fatto che ho un contratto fino al 2016, poi è normale che del mio lavoro deve fare una valutazione la società, quindi se la società è contenta... E se mi dite quali sono queste voci, magari... No, siccome è un mese che non leggo e non sento niente, e quindi mi vedete abbastanza sereno anche per questo. Allora dicevate... qual è la voce? Allora, è fuori di dubbio che in questi 5 anni ho avuto la fortuna, la bravura di ottenere sempre i risultati che le società comunque mi hanno chiesto, quindi è normale che ci sia anche attenzione nei miei confronti anche da parte magari di altre squadre, questo ci mancherebbe altro. Però un conto è, come hai detto tu, no? Avere interesse o comunque apprezzare il lavoro che è stato fatto, e quindi c'è curiosità, ci può essere curiosità, come ci può essere per me, per tanti allenatori magari giovani che hanno ottenuto in questi anni risultati importanti. E un conto è poi è la fattibilità, cioè una richiesta, e qui c'è il Presidente, quindi se un domani il Chievo, perché avete fatto il nome del Chievo, o di qualsiasi altra società, dove... Ho capito, ma deve andare a trattare col Presidente, non deve venire... perché io ho un contratto con l'Avellino, e quindi io sono legato, sono come un calciatore, sono legato a questa società, e quindi siccome nessuno... ad oggi nessuno mi ha chiamato, mi ha telefonato a dire siamo interessati a lei. Questo è dato ad oggi, oggi che giorno è? 21 maggio. Ma naturalmente sarò condizionato, perché Calabino e Fedecalli arriveranno sabato. L'unico credo che possa essere tranquillamente disponibile subito è Bittante, che comunque arriva domani mattina. Per Galabino e Fedecarli naturalmente devo parlare anche con loro per vedere naturalmente il minutaggio innanzitutto che fanno con le rispettive nazionali, e poi ripeto li avrò proprio alla vigilia della partita con la Regina. Per quanto riguarda il pubblico, naturalmente noi non può far che piacere, no? Che in questi anni, ripeto, grazie naturalmente soprattutto alla società, si è ricreato questo grandissimo entusiasmo, che l'Avellino abbia ritrovato un appeal, un'importanza, e quindi anche l'amichevole di domani, anche per il fatto che comunque i rapporti d'amicizia tra i due presidenti, naturalmente era da tempo che questa amichevole era in programma e per vari motivi non era mai stato possibile farla,
e quindi ho detto tranquillamente al Presidente di farla questa settimana, perché un po' mi permette anche di chi magari ha giocato un po' meno di poter fare qualche minutaggio in più e nello stesso tempo comunque portare in giro per la Campania il nome dell'Avellino, i colori dell'Avellino, che fortunatamente fanno sempre parlare bene di questa città, perché comunque il nostro tifo dove va è sempre numeroso, pensano solo a tifare per noi, ad incitarci, hanno sempre rispetto per gli stadi avversari, non fanno mai atti vandalici o non hanno mai avuto comportamenti violenti nei confronti degli altri tifosi, e questo per noi comunque è motivo di orgoglio, perché sappiamo di avere una tifoseria sì esigente, numerosa, ma nello stesso tempo molto matura e intelligente.